rappresentante, questo Wrexham che ha eliminato il Porto. Partiamo con le immagini, cominciando a vedere Celtic Gand, il successo della formazione scozzese di Glasgow per 3-0 che ha ribaltato lo 0-1 dell'andata. Ecco l'azione del primo gol che viene segnato da McGarvey autore di una doppietta in questa partita. Il primo gol segna verso la fine del primo tempo, al 41esimo, è prontissimo a sfruttare una corta respinta del portiere. E siamo ora nel secondo tempo e stiamo per vedere ancora l'azione del raddoppio da parte sempre di McGarvey. Ricordo, a questo punto le squadre sono in parità, 1-0 per il Gand all'andata, 1-0 per il Celtic. Vedete, l'azione si sviluppa da questo calcio di punizione con un cross a rientrare, ancora si ritorna praticamente dal punto da dove era partita l'azione con il calcio di punizione per arrivare poi alla conclusione, vedete, con un primo palo e poi McGarvey in stirata riesce ad arrivare sul pallone e a cacciarlo in rete, altrimenti questa prolungatissima azione. Vedete, qui c'è il palo, ma McGarvey è prontissimo, anticipa con un piede e riesce a mandare dentro. 2-0, poi a un minuto dalla fine, in contropiede, mentre il Gand cercava ovviamente il gol che lo avrebbe qualificato, gol in trasferta, se avesse perso 2-1 sarebbe riuscito a passare, quindi in pieno contropiede. McStay segna il definitivo gol del 3-0, si qualifica quindi alla grande il Celtic, battendo per 3-0.